Il capo dello Stato ha fatto visita questa mattina al centro Don Mario Picchi a Roma. È la giornata internazionale contro la droga e Mattarella ha ricordato quanto sia importante rafforzare la prevenzione. Ce ne parla Rita Cavallo. Quando mi sono reso conto che ero un passo dalla morte, non mi sono spaventato poi così tanto. Ho avuto più paura quando mi sono reso conto di essere rimasto da solo. In quel preciso istante ho chiesto aiuto. La risposta alla richiesta di aiuto di Paolo è venuta dal centro di solidarietà di Don Picchi, una delle voci di quel vasto movimento di volontariato che insieme alle famiglie e alla scuola, riflette oggi il capo dello Stato, è il primo ascolto di chi cerca di uscire dal tunnel della droga. Rimuovere, di scardinare queste solitudini, recuperando la vita. E ogni vita recuperata è un grande successo. Sono sempre più giovani i consumatori di cannabis, cocaina e eroina. Per questo, dice Mattarella, lo Stato deve rafforzare gli strumenti di prevenzione e di controllo. La quantità degli sforzi va ulteriormente aumentata, particolarmente al piano della prevenzione, per dare ai bambini, ai ragazzi e ai giovani la consapevolezza del valore della vita. E ai ragazzi dice: abbiate il coraggio di dire no alla droga, di scegliere per voi la vita e la strada della legalità.